E noi ci colleghiamo proprio con un esponente del Movimento 5 Stelle, Mario Di Stefano, ben trovato in collegamento da Montecitorio. Non la sentiamo, vediamo se riusciamo a sentire. Buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, affrontiamo un tema specifico, quello dei Marò. Proprio oggi il nostro Paese, il Governo ha presentato una petizione urgente alla Corte Suprema indiana per chiedere che i due fucilieri rientrino in Italia. Ricordiamo trattenuti in India con l'accusa di omicidio nei confronti di due pescatori indiani. Intanto Di Stefano, le chiedo subito se è d'accordo con questa iniziativa del Governo e se le sembra possibile che a questo punto la Corte Suprema indiana accolga questa richiesta. Io credo che si sia semplicemente perso troppo tempo. Ricordiamo che il tema dei Marò è tornato in cavalleria grazie al fatto che si è di nuovo paventata l'ipotesi di pena di morte, ma per 22 mesi il governo è stato semplicemente immobile. Noi abbiamo minacciato, tra virgolette, qualche giorno fa di fare esattamente come abbiamo fatto con il caso Salabayeva, quindi partire autonomamente e andare a fare quello che il nostro governo non ha fatto in 22 mesi. E questo ha fatto muovere le acque, tant'è che le commissioni esteri e difesa hanno organizzato su questa nostra iniziativa in realtà una iniziativa parlamentare, quindi si prevede una missione parlamentare a breve. Abbiamo, chiaramente non ci fidiamo delle parole semplicemente, quindi abbiamo garantito che se non si riuscirà a partire prima dell'udienza, quindi del 30 di questo mese, andremo noi come abbiamo fatto autonomamente, come abbiamo fatto con la Shalabayeva già in passato. Comunque voi sareste disponibili anche ad una missione appunto allargata alle altre forze politiche? Noi abbiamo un solo interesse, come sempre, che è quello di salvaguardare la vita di questi due cittadini come tutta la nostra azione politica, che è semplicemente orientata a salvaguardare i diritti. E quindi sì, va bene anche una missione organizzata dal Parlamento, purché si faccia. Noi non ci fidiamo, ribadisco, però siamo qui in attesa dopo accordi intrapresi e se non si dovesse organizzare entro il 30 lo faremo immediatamente dopo noi di nostra iniziativa. Andare in India per incontrare direttamente i fucilieri e cosa dire? Dunque noi in realtà avevamo e abbiamo un piano un po' più ampio. Noi vogliamo sicuramente parlare con i fucilieri di Marina per raccontargli che esiste un'Italia diversa da quella che hanno conosciuto fino ad oggi e che si interessa a loro e alle loro famiglie, incontrare anche le famiglie dei pescatori morti, perché crediamo che anche loro siano parte di questa faccenda determinante, e incontrare se possibile qualche esponente del governo indiano, perché è da loro chiaramente che bisogna passare per risolvere questa questione. Ci stupiamo di come con l'aiuto anche del consulente De Mistura il governo non sia riuscito ancora a ottenere nulla in 22 mesi. Ma ritenete che su questa vicenda stiano influendo anche dinamiche interne nel subcontinente indiano? Il ministro Mauro ha parlato anche della possibilità che ci sia anche l'influenza delle elezioni proprio nel paese. Ci sono due fattori fondamentali e è una situazione ancora più strana qui in Italia, ovvero fattori fondamentali: abbiamo il forte dubbio che i Marò siano stati venduti per accordi economici di un anno e mezzo addietro, l'abbiamo anche denunciato in aula e recentemente un'indagine ha dimostrato che qualcosa potrebbe esserci in corso. E l'altra questione è quella politica, perché in India ci sono le prossime elezioni e Sonia Gandhi, di origine italiana, è diventata chiaramente l'ostacolo di alcuni partiti nazionalisti che stanno utilizzando i connazionali della Sonia Gandhi, quindi due Marò italiani, come punto, diciamo, per combattere il partito di Sonia Gandhi. E questi sono chiaramente giochi che per carità si fanno in India, quindi sono leciti per loro, ma crediamo che il problema centrale sia come sempre la perdita di credibilità italiana, internazionale, alla quale siamo arrivati dopo anni di immobilismo in tutti i settori dei rapporti internazionali. L'India sostanzialmente non rispetta minimamente il ruolo che ha l'Italia sul piano internazionale e questo lo dobbiamo alla politica di PD e PDL di questi ultimi anni. Noi ora cerchiamo di risollevare un attimino la faccia dalla sabbia dove l'abbiamo nascosta e riportare il nostro paese alla centralità internazionale come era sempre stata. Ecco Di Stefano, proprio in chiusura però sul piano pratico,
pratico, che cosa suggerite? L'ipotesi, ad esempio, non esclusa dal governo di fare pressioni, una specie di offensiva per allontanare l'ipotesi che New Delhi ottenga un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad esempio una strada percorribile, o cos'altro proponete? Sì, io credo che tutte le strade siano percorribili per alzare un po' i toni. L'avremmo dovuto fare coinvolgendo l'Europa in questi ultimi 22 mesi, come oggi stiamo provando a fare. Però ribadisco, anche lì c'è il problema che non abbiamo avuto credibilità nemmeno in Europa, di conseguenza nessuno ci ha ascoltato, probabilmente, oltre a non aver avuto probabilmente gli interlocutori giusti dalla nostra parte, quelli governativi italiani. Ora tra l'altro Fratelli d'Italia, che ricordo sono gli artefici di questo problema, perché il ministro La Russa, l'allora ministro della difesa era La Russa, ed è lui che nel decreto che permetteva l'utilizzo dei militari a bordo non ha previsto la di comando. Questo problema ha causato l'arresto dei Marò lì in India e tutte le conseguenze che ne sono nate. Oggi lui si fa portavoce della difesa dei Marò, quando invece ha creato il problema. Quindi io credo che chi quantomeno ha queste colpe evidenti dovrebbe un attimo farsi da parte e aspettare che qualcuno che abbia più competenza possa risolvere la questione. E oggi probabilmente questa credibilità ce l'ha soltanto il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo già dimostrato col caso Salabayeva. Grazie a Mario Di Stefano, naturalmente buon lavoro. E continueremo a parlare di questa vicenda e dei suoi sviluppi.